Allora, io questo profumo non l'ho mai recensito. È un po' che ho questo campione. E però mi sono reso conto che io ogni volta che sento questo tipo di profumi continuo a nominarlo. Il profumo si chiama Rudis ed è di Nobile 1942. Leggendo la descrizione sul sito si legge che questo profumo è stato fatto per dare forza alle persone che lo sentono, soprattutto ai professionisti e ai piccoli imprenditori, perché si sa che noi operai ci sediamo e non facciamo un cazzo. Benvenuti su Decantanche! Buongiorno, io sono Fabrizio, questo è Decantankeros e oggi vi parlo di un profumo di Nobile 1942 che appunto si chiama Rudis. Ma che cosa significa Rudis? Il Rudis pare, non è sicuro, però pare che fosse una specie di gladio che veniva donato ai gladiatori quando avevano combattuto bene e fondamentalmente si potevano ritenere liberi. Come premio gli si veniva data questa spada, che era una spada di legno che veniva usata per diciamo, gli allenamenti. E niente, quindi loro se ne andavano con questo regalo che probabilmente non valeva niente, però con salva la pelle, che non è una cattivissima idea. Ma torniamo al profumo Rudis Antonio Alessandria 2014. Questo profumo è stato uno dei primi profumi di questo genere con cui sono venuto a contatto e mi si è impresso nella memoria. Ma raccontiamolo un pochino. Apre con delle note fruttate, dei frutti seccati, il classico bergamotto e dell'uva. Perché l'uva? Perché pare che i gladiatori, prima della battaglia, prima del circo, diciamo, si stordissero con degli alcolici. Nel cuore poi troviamo delle note fiorite, il garofano, la rosa, troviamo il geranio e lo zafferano. Lo zafferano andrà poi a creare quell'accordo di cuoio, o comunque a aiutare quell'accordo di cuoio, dargli un carattere, che poi vedremo. In base troviamo alla fine il cuoio, troviamo l'incenso e poi patciuli e altre note che cercano di riempire la base. Il profumo in sé è un cuoio molto interessante. Adesso lo rispruzzo per ricordarmelo. Comunque è un cuoiato che comincia molto dolce, molto balsamico, un po' polveroso. Allora, in apertura è ancora più intenso di quello che mi ricordavo. C'è quell'acido dato dall'uva che dà una spinta molto forte a tutto il profumo. La pelle già si sente già la pelle, si sente già l'incenso. Lo zafferano la fa diventare quasi morbida, sembra davvero una pelle morbida. Non ha note particolarmente animaliche, ma è una pelle secca, morbida e pompatissima da queste note fruttate. Si incastonano le due note e funzionano perfettamente. Ed è una nota che io ho sentito in altri profumi, dei quali non faccio il nome perché la mia memoria è la stessa di un pesce rosso. Altro falso, non hanno una memoria così corta, ma che cazzo ve ne frega di sta roba? Boh, concentrati. È un profumo che viene descritto come qualcosa che può dare forza a chi lo sente, e assolutamente no, la forza o ce l'avete o non vi viene per un profumo, però il carattere è quello, è bello intenso, è bello forte. E vi può tirare un po' su, diciamo, il carattere, la cazzimma, vi dà una piccola sferzata di energia. È meglio il caffè. Quindi abbiamo questo odore molto fruttato, acido, che va a finire all'interno di un accordo cuoio e crea questa cosa fantastica, che è molto potente, ha ha una proiezione spaventosa e una durata eccellente. Io adesso l'ho rispruzzato per sentire l'apertura, ma in realtà l'avevo già spruzzato ieri sera e adesso dopo 12 ore più o meno io ce l'avevo ancora sul braccio, ma ovviamente avevo l'asciugatura. Quindi andiamo all'asciugatura. Nell'asciugatura le note fruttate hanno perso ormai la loro dolcezza e anche parte della loro acidità. Rimane però quel sottile odore di vino, neanche tanto sottile e neanche tanto vino, in realtà è proprio un odore di uva, sempre mescolata al cuoio. Quel cuoio non se ne va e rimane bello secco, bello intenso. E rimane anche quella balsamicità della quale forse non vi ho parlato, ma comunque è davvero molto balsamico, c'è qualcosa di vibrante e vivo sotto quel cuoio. E non se ne andrà, non se ne andrà neanche alla fine.
A causa della sua potenza è un profumo che io vedo bene solo per l'inverno. Taglia il freddo come una lama taglia il burro, ha una proiezione veramente importante ed è molto intenso. È qualcosa che io vedo su una persona seria che ha bisogno di dare un'immagine autoritaria o di serietà. Non è un profumo giocherellone, non è un profumo con cui andare in discoteca a fare il ganassa, come diciamo noi. È un profumo che ha carattere, un carattere fermo, un carattere deciso. E davvero vi potrebbe aiutare a darvi quella sferzata di energia che vi può servire per rimettere un pochino la testa in pari. Ma ricordo, meglio la caffeina. Quindi professionisti e piccoli imprenditori, voi sicuramente ne avrete bisogno. Gli operai, no, appunto, tanto. Noi operai, cosa? La forza a che ci serve? No, non sono polemico, è che certe cose... Torniamo al profumo. Sto scherzando, prima che poi se la prenda qualcuno, poi mi vengono a dire qualcosa, così poi mi girano le palle. Ciao ragazzi. Sono calmissimo questa mattina. Mi sono svegliato col piede sbagliato, probabilmente. Tornando al profumo, appunto, questo è un profumo che ha qualcosa di dolce, qualcosa di potente, qualcosa di forte, qualcosa di leggero. È un profumo che è ben costruito. Vabbè, l'ha fatto Antonio Alessandria, quindi grazie al piffero. E può dare davvero tante soddisfazioni. Io lo adoro. L'unica cosa che mi blocca è il costo. Un costo tra l'altro giustificato anche dalla fattura della scatola. Loro dicono che la scatola è stata fatta con una lavorazione del cuoio, perché è in cuoio, che riescono a fare solo 5 artigiani in tutta Italia. Non ne ho idea se sia vero, comunque lo prendo per buona, non so perché dovrebbero mentire. Insomma, profumo ottimo, mi è rimasto davvero nella memoria e continuo a citarlo. Ogni volta che sento un cuoiato che abbia anche solo un minimo di nota fruttata, lo paragono a questo e il 90% delle volte questo vince. Dico 90 perché sono buono, in realtà per ora 100%. Insomma ragazzi, io veramente, io lo adoro questo profumo, quindi ovviamente ve lo ristraconsiglio, andate a sentirvelo, non compratelo in blind buy perché è veramente stranino, ma se vi piace vi dà grandissime soddisfazioni. E con questo ho finito, vi ricordo che se volete sentirmi parlare di profumi strani, insoliti, il tasto iscriviti è lì, se volete iscrivetevi, se non volete è però anche voi, insomma. E vi saluto ragazzi, fate i bravi, ma non troppo, ci vediamo la prossima volta. Ciao!